Bridge. Allora, prendiamo questa. Si prende questa un po' più scura. Allora, non faccio nessuna modifica in RAW. Si fa tutto con il metodo che hai visto da Claudio. Funzionamento estremamente semplice. Allora, nella finestra livelli, in fondo, dove ci sono tutte le iconcine dei vari settaggi, c'è un'iconcina con un foro nel mezzo che è aggiungere una maschera, chiaro? Ok. Se io ci pigio, mi appare la catenella e il foglio bianco il foglio della maschera collegato all'immagine a sinistra. In questo caso ci sono i bordi attivi della maschera. Io posso passare dalla lavorazione della maschera alla modifica della foto facendo un clic sull'iconcina relativa. Vedi, se io piglio di qua mi sottolinea all'1 e viceversa se vado a sinistra. Cos'è la catenella? La catenella serve, se io faccio una modifica sulla maschera, la catenella le incatena, me le tiene insieme. Se io elimino la catenella, sono indipendenti sia la maschera sia la foto. Il funzionamento è semplice. Allora, questo è quello che di solito viene fatto. Va applicata, per farti vedere qualcosa, un effetto. Sicché, allora, questo intanto lo elimino. Facciamo conto... elimina. Facciamo conto che io voglio schiarire. Uso le curve, ora non vado a rigor di logica, la schiarisco finché mi va bene. Vado sui livelli, automaticamente ho l'oggetto livelli più la maschera. Nelle maschere si usa il nero e il bianco. Il nero è coprente, il bianco elimina. Poi, strumento pennello, B. Brush, ora in questo caso è un po' grossino. Seleziono il nero di primo piano, perché ho il pennello, che il pennello utilizza con il colore di primo piano. Durezza 0, le dimensioni le diminuisco, cerco una soluzione che mi vada bene. Guarda che succede. Io praticamente sono andato, cioè ho detto a Photoshop di applicare un livello di correzione sulle curve su tutta la foto e attraverso la maschera di escludere, come puoi vedere questa cosa qui, tranne l'animale, no? Ora purtroppo vedi, ho l'opacità al 58, sicché è venuta un pochino meno accentuato. Se io aumento la percentuale viene più scuro, ma non è che viene più scuro, viene... perfetto come l'ho fotografato, chiaro? Poi c'è una scorciatoia di tasti. Se io pigio shift sulla maschera, mi appare una X sulla maschera e mi annulla l'effetto della maschera. Infatti se io lo ripigio mi appare, se lo ripigio mi sparisce. Naturalmente lo posso fare su tutta la foto, ho preso questa foto per fare questa cosa lì. Poi un altro tasto che serve per modificare le maschere è il tasto Alt. Io premo Alt più la maschera, mi visualizza a video come è fatta questa maschera. Naturalmente io da questa maschera posso creare una selezione. Ci siamo fino a qui? Allora, tanto si è detto Alt serve per visualizzare la maschera, naturalmente la posso rimodificare, Basta che sia detto nero e bianco, gli altri colori non esistono. Cioè, semplicemente la Z, vedi? Tendenzialmente si tende di solito anche a sfumarla, cioè andare sulla maschera, filtro, sfocatura, controlla sfocatura e aumentare, vedi, i passaggi di grigio in modo da attenuare e rendere più morbida. Così, in modo da renderla più realistica, ecco, invece più marcata.
Se ora io ripremo Alt, vedi è molto più morbide, sono più morbidi i passaggi. Comunque, per allacciarsi al discorso dei canali, queste sono maschere semplici, che puoi applicare qualsiasi effetto, applicargli una serie, cioè una spennellata e andare a intervenire su determinate zone, un po' come Lightroom. A differenza devi fare questo passaggio qui. Da quello che hai disegnato, che hai spennellato, puoi ottenere un canale alfa che lo puoi riutilizzare. Come si fa? Se ti hai già creato una maschera, premi il tasto CTRL, vai sulla maschera e lui, vedi, appare la famosa selezione delle maschere. Ora, in questo caso la devo reinvertire perché purtroppo ho impostato male le maschere. Gli dico selezione inversa. Io ho questa selezione che equivale alla sfumatura, alla spennellata che ho sfumato, la posso salvare. Se vado nei canali, canali, eccola qua, alfa 1, ora che me la fa invertita. Questa dovrebbe essere così. Ho premuto CTRL I, inverte. E questo, cioè, con questo salvi la maschera, cioè in questo modo te puoi ricaricare la selezione che hai fatto su questa curva in qualsiasi altra foto. Ora in questo caso c'è poco da salvare, nel senso non è una selezione particolare, tipo ora stai, c'è un cielo, fai delle mascherature su un cielo, la salvi e la recuperi. Questo è una cosa abbastanza casuale. Però serve, in alcuni casi è comodo perché te la salvi e la ricicli. Un altro metodo quale potrebbe essere, che è il solito, seleziono la maschera, premo Alt, selezione tutto, modifica, copia, vado sul canale, cioè vado sul livello, che seleziono le curve, incolla e la butto nei canali, se non mi sbaglio, che è qui, no, era, aspetta, CTRL, sì, no, niente, questa, vedi, la posso usare, sì, no, mi sono perso, scusate, allora, leviamo questo, vedi, l'ho usata come luce soffusa, non so se hai capito l'escamotaggio che ho fatto, praticamente, allora, ti ricordi il pennello bianco e nero si schiariva e si c'era lezione quando facevo vedere che io facevo un livello trasparente, prendevo il pennello bianco se volevo schiarire, allora sono sul livello nuovo, prendo il pennello bianco, poi gli davo metodo luce soffusa e andavo in trasparenza. Ora non l'ho fatto con una maschera, l'ho fatto con un livello. Con un livello e con il metodo luce soffusa. Perché il metodo luce soffusa e luce intensa è come se tu simulassi una luce col diffusore e una luce dura. Con i metodi diffusori. No, con questi due, poi gli altri fanno altre cose, Salvatore, però con questi due. Sì, che quello che ho fatto ora è la solita cosa, la differenza invece di essere bianco, cioè essere luce, è luce negativa. Luce negativa vuol dire che è nera. Se questo lo faccio nero e gli aumento l'opacità del livello, me lo scurisce fino ad arrivare al nero. Comunque, eliminiamo questo e torniamo a quello di prima. Io ho preso la maschera, l'ho selezionata una volta, ho premuto Alt, l'ho selezionata tutta, l'ho copiata, l'ho incollata in un nuovo livello e se io a questo punto vedo è tutto nero rispetto a prima che era, vedi, questa è la foto originale, questa è la foto schiarita attraverso le curve e con una maschera ho scurito sia lei sia un po' di acqua, vedi,
Faccio, eliminiamo Insta, ti attivo il livello. E a questo punto la dovrei invertire. Ci sei? Chiaro? Allora, questo è l'effetto opposto. Sto andando un po' troppo forte, mi rallento un po' meno. È lo stesso principio. Poi è lo stesso principio. Bravo. Solo che mi resta più complicato tutti i passaggi. No, infatti... Deve andare più piano sui passaggi. Sì, te le rifaccio, non è un problema. L'importante è che tu abbia visto questa cosa. Il principio dell'inversione l'ho capito perché è lo stesso. È lo stesso. Però ecco già, non ho capito come fa per più il livello 1 sopra. Questo te lo rifaccio vedere, guarda. Tanto c'è tempo. Cioè, siamo messi. Facciamo questi passaggi più lentamente perché sono quelli che potete. Sì, sì, sono. Allora, fino a qui ci sei, ho fatto la curva, maschera, pennello, nero, bianco. Sì, dunque qui abbiamo applicato solo una curva, quindi automaticamente... Automaticamente ti viene il foglio bianco, diciamo. Poi nel foglio bianco... Allora, pigio Alt, seleziono tutto, cancello, si ricomincia a capo. Ok. Questo lo elimino. Perfetto. È detto. Abbiamo una scheda. Livelli di regolazione. Ora ho preso le curve, lo voglio fare in maniera brutale. Questo lo schiarisco finché mi piace. Vado su livelli, vedi, mi appare la maschera. A questo punto prendo il pennello che ho già, pigio B sulla tastiera. Se voglio scurire deve essere nero, se invece di scurire schiarisco, ti sconvolgo un po' le idee, no? Allora, opacità 100%. Allora guarda, ah no, aspetta, sto perdendo. Allora, scuriamo. Quindi, cioè, eliminiamo, sì, quando si parla di maschere bisogna intendere se nascondere o rivelare determinate cose. In questo caso, se io uso il bianco, lo devo fare esclusivamente per eliminare parti di nero, chiaro? Certo. Cioè, questo perché ho applicato ho schiarito la foto. E una zona l'ho voluta scurire, ma non scurire, cioè è errato il concetto, l'ho voluta lasciare come l'originale. Allora, tramite la maschera ho forato i livelli e ho fatto la selezione, vedi, dove c'è la papera, la lata, e che se lo levo, vedi? Se io lo voglio ripristinare, allora sì, uso il bianco, vado sulla maschera, premo B, uso come primo piano il bianco, diciamo che voglio dare un colpettino all'occhio, vedi? Se io guardo la maschera, premendo Alt, ho un buco dove c'è l'occhio. Capito? Sicché la maschera a livello, perché questa è una maschera a livello, poi le maschere si possono fare in tanti modi. La maschera a livello serve in questo caso per fare questi giochini. Te ne posso fare vedere un altro, come quello che ti ha fatto vedere Claudio. Se io prendo la foto originale, nascondo la correzione, mi faccio una copia di questa foto, la sfogo, controllo sfocatura, diciamo che è troppo, ma così. Ora, a questo punto gli devo applicare io la maschera a livello, la vado sull'iconcina, che è questa qui, aggiunge la maschera di livello, l'applico, lui automaticamente mi fa questa cosa qui. Ora, cosa voglio fare? Voglio, sì, la sfocatura da tutte le parti tranne che su lei, cioè sopra di lei. Allora prendo il nero che copre e mi disegno. Ora, naturalmente è imperfetta perché sì. Non è allora per evitare questo problema seleziono qui, filtro, sfocatura, controllo sfocatura e lui mi fa ancora più sfumata la selezione, cioè la spennellata, vedi? Ah, vai, girato, insomma sì,
andato fuori. Sì, no, ho fatto una selezione, cioè se no devo mettermi lì e contornare. Ora si arriva anche lì, si arriva, però non ci arriviamo io stasera. Faccio l'opacità in 13-15 per la stanza e giro a tutta sì. Anche fuori sì. Poi li metto al 100% sì. E faccio solo è un metodo, è un po' lo scamotaggio perché no va bene anche quello, no, te gli hai fatto, hai già intorno a dove farai il 100% sì ma è un metodo, io ho fatto una cosa ancora più veloce per metti il pennello a 35 invece a 100 sì. E fai tutto e poi ripassi dove sei andato fuori, hai fatto una sorta di gradualità sì, perché io lo zio te lo faccio anche 85 diminuisci il pennello e fai intorno sì, no, ma infatti io non l'ho fatto là perché il mio obiettivo era quello di fargli capire la funzionalità sì, della macchina. Sì, meglio potete capire, poi io uso i miei metodi. Sì, poi io, perché i metodi ce ne sono tanti, lui dice, è giusto, esatto, va bene, poi ti ripeto, ti faccio vedere tutta la panoramica e capirai le cose. No, comunque. Per fortuna io uso l'iPhone, quindi queste cose per me sono semplici. Sì, sì. Non so, i passaggi mi restano. Su Photoshop i passaggi sono così. Comunque, queste sono le maschere a livello, naturalmente io lo posso fare su qualsiasi livello di correzione, tipo se prendo un sottotonalità, saturazione, stesso discorso, saturazione, vabbè, esageriamo. Vedi, mascherina, gli dicono io questo filo voglio colorato normale, e faccio la solita cosa. Chiaro. Dove io l'ho usata anche, mi sono risottolato bene, ad esempio nei ritratti anche in studio sì. Quando compare l'ombra dietro sì. C'hai il coso che non è perfettamente sì. Io col campionatore colore prendo un punto sì. Bianco sì. E faccio il pennello tutto completamente sì, quello è un metodo che si usava un po' di tempo fa ma va bene anche quello e poi faccio la maschera e riporto sì, sì, no. Claudio, ti ripeto i metodi che ti posso dire io non è detto che sia lì no, ce ne sono talmente ognuno c'ha delle ci sono delle metodi lo faccio vedere tutto bianco allora guardi le ombre quindi è lo stesso discorso guarda questa la chiuso ti faccio vedere qualcosa hai parlato di foto di studio ti prendo la foto di Elisa non è una foto fatta con un minimo di cognizione di causa, ma è stata proprio fatta come si fa col telefonino. Cioè, qui è la solita cosa, no? Faccio una copia del livello, applico una maschera. No, scusate, si è detto allora questo. Curve. Maschera, pennello. Di solito bisogna essere usciti, bisognerebbe fare 85. Poi il pennello è grosso, però intanto ho schiarito lei. Non la sto a far precisa. No, ma tanto sono passaggi per capire che proprio la tiro proprio via perché voglio farvi vedere qualcos'altro e quali sono i metodi della selezione. Però sfratile. Qui si nota meno, però se io questo lo nascondo. Chiaro che io ingrandisco si appezza molto meno. E potrebbe anche andare bene, oddio, qua lasciamo perdere i pali, inquadrature. E questa è la cosa più, e questa è la cosa basilare, naturalmente io posso prendere, non so, tonalità saturazione, farla in bianco e nero, e poi farla mezza in bianco e nero. E qui entra in un gioco anche, non so, gli strumenti di selezione come la selezione rettangolare o quadrata, che abbiamo già visto. A questo punto io faccio una selezione che divide in due il tutto. Oppure no, guarda, facciamo un angolo, chiudo sempre il pennello, uso il nero,
e lascio lei, naturalmente la faccio specifica, portate pazienza, non voglio installare, a far qualche nero, intanto poi ci arrivo. E quindi lascio a colori lei, oppure se Lamberto, lascio bianco e nero lei e a colori arriva. E questa è la BC. Allora, questo si salva, ora vi faccio vedere, ora vi faccio una panoramica degli strumenti per poter selezionare. Anche quelli, per esempio, eccoli, ora, questi sono giochini, ora si arriva su quel discorso e affronteremo un pezzettino alla volta. Comunque, partiamo da questa foto qui. Allora, strumenti di selezionare, per selezionare ce ne sono diversi, dai più semplici ai più complicati, da caso a caso. Le foto dei ritratti implicano determinate soluzioni, le foto di oggetti altre, insomma non c'è il metodo assoluto, ogni foto ha la sua problematica. In linea di massima, per intervenire intanto sui toni e fare maschere sui toni, che colori, luminosità, mezzi toni, ombre, c'è la funzione intervallo colori. Intervallo colori, se vado su selezione, c'ho i colori primari, luci, mezzi toni, ombre, o incarnato. Questo incarnato naturalmente funziona sull'incarnato, che è un tono e poi vi farò vedere. Ora l'ho applicato alla maschera, ho fatto un po' una cavolata, perché vedete che ho fatto, ho applicato un intervallo colori a una maschera e mi ha colorato qualcosa simile all'incarnato, perché ho sbagliato livello. Perché si riparte da capo? Va bene, vai, così. Però la foto è scura, è difficile manipolare. Comunque, si è detto selezione, intervallo colori. Partiamo dalle ombre, qui sono zone scure o toni medi. Se io vi dico mezzi toni, allora vedi nella finestra qui si vede l'intervallo dei mezzi toni della foto. Allora qui è come il discorso dell'istogramma, lui ti cattura dei toni che vanno da un minimo a un massimo nel range dei mezzi toni. Volendo lo puoi vedere nell'immagine, vedi? Se gli dico luci, mi attura le luci. Se vado nelle ombre, le ombre. Sicché questi tre servono per luci, ombre e toni medi. Hanno una tolleranza più o meno, e hanno un intervallo, quindi c'è la quantità di neri e la quantità di scuri. Però se io volessi fare una maschera di Elisa, allora vedi qui, ora io non lo posso fare perché sono sulle ombre, però diciamo che gli do un incarnato. Incarnato in questo caso lui mi prende le case e gli alberi, ma perché lei è sottoesposta al Salvatore, capito? Se avessi fatto una foto in studio, per il momento non ho problemi, me la recupero la prossima volta, lui va a pescare esattamente l'incarnato, a meno che sia una ragazza di colore, chiaro, allora lì devi conoscere quei toni lì, altrimenti si va sui colori. Certo, i rossi, i gialli, i verdi, il celeste, il blu e il magenta. Da qui si fa maschera, cioè se io prendo i mezzi toni, gli dico ok, allora io qui ho una selezione dei toni medi. Allora le maschere, cioè le selezioni, si possono modificare con i pennelli, cioè io posso estendere quelle selezioni in maniera manuale, me la posso ridisegnare e modificare. Se io premo Q, sta per quick mask, maschera veloce, è come se io mettessi
è come se io modificassi, cioè mi consente di disegnare la selezione con il pennello sempre, o bianco o nero. Cioè se io premo Q vedo l'intervallo dei toni che mi ha selezionato, premendo Q la posso modificare. Se io volessi cancellare dalla selezione Lisa, io premo E, che sarebbe la gomma. La gomma utilizza il colore di sfondo che deve essere bianco e vado a eliminare, ora anche sfumato, parte della selezione. Vado a eliminare parte della selezione. Ecco, vedi, questo per esempio è importante per questo va andare con velocità con la gomma. Sì, poi ci sono altri metodi, uno potrebbe essere come fa Claudio, definire un contorno sì. E poi riempirlo secchiello. Chiaro? Sì. Ora però poi ve lo faccio vedere più là, intanto ora vi faccio vedere le prime cosine giusto per farvi entrare in questo mondo. Se io ripremo Q, la selezione come vedi non è più, cioè non è più selezionata lì, là, a parte la parte di sotto che non ho cancellato. Se io ripremo Q, vedi qui, posso andare a eliminare questa cosa qui. Io naturalmente posso anche ricolorarlo, cioè posso usare il pennello, usare il nero di primo piano e usare questa zona qui. Allora, queste sono maschere temporanee, eh? Cioè quando uno usa Q non è salvata da nessuna parte, va salvata. Perché se vedi nei canali, vedi c'è maschera veloce, se lo tolgo non c'è più il canale, allora devo andare nella linguetta canali e dirgli salva canale, che è questo qui, vedi? C'è presente? Sì, salvi il canale, lo rinomini volendo anche se vuoi, poi rinomino e poi lo dici prova. Sarebbe il quinto canale o il quarto canale, dipende da che modalità lavori. Infatti il canale, vedi, qui ti fa vedere le sgommate che io ho fatto, chiaro? Allora, tornando nel composito, diciamo selezione, deseleziona, io non ho più il canale. Io a questo punto ho questo kit di pixel che posso caricare ogni volta. Per vedere la maschera veloce di una selezione salvata, devo attivare l'occhiolino, in questo caso sul quinto canale. Vedi? Se lo ripigio, lo disattivo. Anche Lightroom ha la solita funzione, ti fa vedere la maschera e puoi andare a disegnare sulla maschera, è la solita cosa, ho visto, c'è cioè, mostra maschera. Qui funzionamento è certo, la differenza è che qui la devi salvare mentre Lightroom non ce la salva nulla. Sicché la modalità maschera veloce serve per intervenire su qualsiasi selezione. Allora abbiamo visto il discorso di intervallo colori. L'intervallo colori però è uno strumento particolare, ma anche lì non ci sono, non c'è il caso, cioè il paesaggio può essere un argomento trattato da intervallo colore, capito? Però se fai non so still life è più un lavoro di precisione e di manualità, ecco, si usano altri strumenti. Intervallo colore, il paesaggio, alcuni casi potrebbe essere ritratto, ma anche lì bisognerebbe usare l'iPass, cioè c'è il discorso dell'emozione, della pulizia del viso, della lisciatura, però lì si parla di livelli e maschere con un livello quasi in rilievo che viene messo a panino e viene messo in modalità sottrai per eliminare rughe, difetti, queste cose. E anche quello è un altro problema. Poi altri strumenti di selezione, c'è il ci sono degli automatismi come questo, che andiamo un po' dove l'hanno messo una versione nuova che non me lo ricordo mai. Aspetta, sì, quello magnetico che ti faccio vedere a cosa viene usato. Sì. Non è precisissimo, sì, però lo uso, però è il migliore a bordo, è quello che non bravo, è ecco. Bene, che la cosa importante. Allora, il migliore a bordo, perché allora sarebbe buono come il migliore a bordo funziona abbastanza bene, però non da solo. Perché allora se io prendo un pezzo, allora diciamo io faccio una selezione, ora premo il tasto caps lock in modo da avere il cursore a croce,
Io faccio una selezione manuale intorno ai miei capelli. Questo però non è il lazzo magnetico. Questo è il lazzo. Esatto. Ora io dovrei spostarmi, vabbè, lo faccio un pezzo più su. Non so se mi sto andando fuori lo schermo, speriamo bene. È la prima volta che lo faccio. Sembrerebbe qualcosa abbia fatto. Sì, sì, se metti gli oggetti fuori dallo schermo te li trovi su livelli nuovi. Diciamo fino a qui e tagliamo fino a qui. Vai. Ora mi sono andato largo. Poi restringiamo la selezione. Con Alt vedi appare il meno, posso eliminare porzioni di selezione senza usare la maschera. Ah, quindi c'è. Con Alt. Alt, che tieni premuto Alt appare il meno, vedi? Se io pigio lo shift appare il più e posso aggiungere, vedi? Shift e Alt. Il miglior a bordo è uno strumento potentissimo. Il problema è che ci sono alcuni casi che bisogna alternare canali a selezioni a miglior a bordo. Il problema è quello, capito? Perché il miglior a bordo è su selezione, vediamo un po' se me lo ricordo, perché mi ricordo, mi ricordo. Ah, ecco, no, ho sbagliato, portate pazienza, il miglior bordo funziona oggi, portate pazienza, perché io lo uso veramente poco perché faccio negli antichi. No, io lo guarda, uso però, ecco, magari forse No, il miglior bordo c'ha un funzionamento. Sistemi, però fa, sembra buono come. C'ha un funzionamento particolare, aspetta. Filtro, selezione, miglior bordo. Allora, sì, allora, tanto rotonda. Spuma. È complessa la cosa, aspetta, fammi leggere cosa c'è, c'è la mostra raggio, mostra originale, visualizzazione su nero, questo va bene, raggio avanzato. Allora, decontamina colori serve per il chroma key, ricorda impostazioni, sposta bordo, contrasto. Faccio la regolazione, questo. Ora no, non mi ricordo come ho tutto in maschera, a livello, qua sì, no, funziona strumento migliore a raggio, questo però sì, questo è attivo, perché non mi ha fatto equilibrio con tutto, non c'è tratto. Ora c'è un modo che ora mi sfugge, portate pazienza. È quello di passare col pennello. Sì, praticamente il pennello, cioè ti appare questo strumento, questi due servono per ricalcolare la selezione in base alla selezione. Sì, ed è dunque dovrebbe essere. Allora, aspetta, allora, se clicchi, adesso dovresti avere un. Allora, migliora voto. Ecco, ora ci dovresti avere. Oh, ora ce l'ho, ora ce l'ho. Ora mi sembra di. Eccolo qua. Sì, ma ce l'ho. Vedi? È quello che però almeno mi riesce perché mi sposta. Eccolo, sì, eccolo qua. Eccolo qua, aspetta. Dovresti passare attraverso il bordo. Sì, sì. Se non lo so perché non me lo dava. Sarà bisogno di patata. No, è ti dico. Però è. Però no, sì. Questo lo conosco. Allora, io questo qui ti dico come lo. Non è semplice. Ti dico perché questo qui aggiungi, vedi? Cioè, sì, allora, questo qui. Allora, se io volessi prendere. Io faccio come facevo una volta. Perché mi torna più veloce. Allora, facciamo questo, ve lo faccio vedere su una foto più precisa. Ve lo faccio vedere come si faceva una volta con gli antichi. Allora,
guardiamo un po' i canali, prendiamo il canale del rosso. Canale del rosso, bene, lo copio, lo incollo sul canale, su, scusate, sui livelli, okay. Forse se attivo tutti i composite è meglio, e inizio a manipolare il canale. Ti faccio vedere da video. Selezione, tutto, modifica, okay. Copia. RGB o ciano magenta, sì. Livello, modifica, incolla. Selezione, modifica, incolla. Ci sei? Sì. Poi a questo punto io manipolo il livello in bianco e in nero e cerco di renderlo il più nero possibile, no? In modo da sfruttare i contorni. Sicché, allora, a questo punto io prendo il pennello, prendo il bianco di primo piano, perché prima di migliore a bordo si faceva così. Se il fine è lo stesso? È uguale. Allora, migliore a bordo io l'ho usato 3 volte su capelli, su uno sfondo rosso, e ha funzionato abbastanza bene, però ci avevo perso tipo 10 minuti. Contornare i capelli, soprattutto così come sono ora, è un casino. No, però aspetta, non sono raccolti, quindi... questo è difficile, cioè ci vuole, difficile. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole. Ora, facciamo una cosa abbastanza veloce, nel senso, per fare le cose precise dovrei aumentare il pennello, diminuirlo. Sì, però, appena un minuto ci sto lavorando, ho mangiato un po' di roba, comunque diciamo che a parte questo va bene. Qui guarda, facciamo qualcosa di fine qui, poi prendo luminosità contrasto, in questo caso ci vuole, e abbasso la luminosità. Allora, a questo punto prendo il primo livello di correzione, il livello 1, tenendo premuto lo Shift, unisco i livelli, unisci i livelli, poi faccio selezione, tutto, modifica, copia, nuovo canale alfa, modifica, incolla. A questo punto io ho un ulteriore canale alfa. Premo CTRL sul canale che ho creato. Ora naturalmente lo devo invertire perché non l'ho settato. E poi lo devo fare, se l'ho detto, lo devo fare ai capelli. Ora a questo punto, vedi. Ciao. Ciao, buonasera. Oh, ciao. Come stai? Allora. Aspetta, mi chiedo un attimo. A posto? Io il miglior bordo l'ho sempre usato in questa maniera. Allora, se io gli applico una maschera a livello, vedrebbe così. Naturalmente tutti i difetti previ, perché naturalmente non ci andavo preciso. Con il miglior a bordo e poi l'eventuale impurità è logico, più è precisa la selezione, però allora un conto è scontornarla col pennino che diventa improponibile, poi bisogna andarci di fino, cioè andare qui col pennello, io mi ricalcoli la selezione, vedi che qualche cosina li fa, valuta che
3 minuti di lavoro per ora, Salvatore, sì, perché sì, non è che si fanno in 3 minuti queste cose. Capito, l'importante è capire il concetto. Capito il concetto, Valeria. Se te parti, se te crei una selezione da una maschera e ci lavori, non ti dico due ore, però sì, due ore sulle cose complesse. È sicuro che me fa pettinare bene la modella. Sì, quello conviene sempre, però anche nel la gelatina, no, scontornare i capelli è una cosa, cioè, soprattutto in questo caso qui è... Qui ci vuole del tempo, ora poi si farà una sessione un po' più approfondita, però per aver fatto una selezione in nemmeno un minuto e avere proprio tirato via tutto, poverina, anche troppo, se mi vede lì mi mangia, insomma. Allora vediamo un po', questo si cancella le regolazioni. Troppo. Però insomma, questo è un lavoro da quanto? 3 minuti e meno. Però con la maschera fatta in quella maniera, più è precisa questa maschera qui, c'è meno lavoro dopo, perché certo, a quel punto fa solo la sfumatura leggermente lati, vai a toccare punti. In questo punti, caso abbiamo scelto tutta la modella per i capelli. Sì, questa è mai drammatica. Però per dirti, io a questo, cioè, in questa situazione, a parte non è tutto bianco, cioè non è tutto bianco e nero, che lì già bisognerebbe discutere, perché questa dovrebbe essere proprio bianco e nero, no grigia, questa dovrebbe essere, sì, però così, quando fai il migliore a bordo puoi applicarla a te i colori e lavorare sui colori di verde, certo, sì, i contrasti, sì, sì, lo puoi fare, però se usi il migliore a bordo nelle situazioni iniziali diventa problematico. Io faccio sempre questo passaggio, cerco sempre di eliminare, perché poi già qui il dettaglio non è che sia al top, qui è nero, che qui è molto problematico, qui bisognerebbe riprendere il pennellino, intanto dargli una durezza del 90, e qui funziona, cioè la tecnica, diceva Claudio, potrebbe andare bene, perché io prendo un pennello, fare la sgrossatura, diciamo, e ridisegnare la capigliatura, prendere un pennello più piccolino, fare, sì, vedi, e poi però farlo col pennello, perché se lo fai con altre cose, perché anche il lazzo magnetico funziona per fare queste cose lì, cioè guarda, te lo faccio vedere da che se ne parla. Sì, con lazzo magnetico. Il lazzo magnetico, ora qui è anche un caso, te l'ho detto, lei è sottoesposta, mi devo ricordare dove l'hanno infilato, perché tutte le volte eccolo qua. Allora, il lazzo magnetico sfuma, gli do un pixel, frequenza 50 cm, un tasto 10, larghezza 10. Vediamo un po' cosa succede. Allora, vabbè, sono andato fuori, portate pazienza, se lo misure male. Però in questi casi, a meno che questo sia un poster e deve essere gigante, e deve essere una foto piccola, cioè già una selezione così va abbastanza bene. Poi, e poi io le pinture... vado lassù su da bordo, io faccio, sì, così. Sì. E qui, poi col pennello. Sì, e precedentemente è quello, solamente qui non è una questione... cioè qui è la sicurezza, vai con la gomma, con qualcos'altro, sì. Qui basta solo impostare, cioè non ci sono dei valori che vanno bene per tutto, il problema dipende dalla complessità e dai contrasti che ci sono. È logico, questo è un caso limite, perché non puoi quel caso, una è un caso difficilissimo, ci vuole che lavoro, dice sempre Photoshop non è che sono delle regole, no, quindi, ma ognuno vuole meglio, sì, capito, cioè ti ripeto, però già con lazzo, cioè con lazzo magnetico si riesce in qualche maniera ad avere una selezione, il problema è che qui c'è del verde. Però se uno c'ha un po' di pazienza, naturalmente, cioè, ora è logico, io sono costretto a avere tanta pazienza, perché se mi mandano una foto così, capito, io certo, capito?
cioè il discorso è tutto così, deve essere così, deve essere così, deve essere così, capito? Però cioè, maledirò per sempre il fotografo e l'ha fatto, chiaro? Però a volte non sono le acconciature fatte sì, va bene, sì, no, ma infatti per dirti, ora lì io sto andando molto veloce, sì, cerco... sì, è il sistema che uso io poi alla sì, fine. No, ma sai, è un ti ripeto, questo è un poi... filtro, Salvatore, cioè non è una tech, cioè una tech, è un filtro che va adattato in base alle maschere. Se più la maschera è attinente a quello che c'è davanti ed è precisa, meno problemi hai dopo, capito? E sui capelli drammatici ci si arriva, ci vuole solo tempo, è tutto un problema di tempo, non è un problema di difficoltà, perché ormai gli strumenti ci sono tutti, ci sono da quelli più semplici a quelli più complicati, basta avere tanta pazienza, casomai cercare di modulare un pochino gli effetti, sfumarla un pochino, poi bisogna vedere se va su sfondo bianco, se va su sfondo nero, cioè bisogna vedere tante cose, certo. Logico, se uno deve fare un ritratto, scontornarla e va a finire una situazione del genere, è fuori di testa, cioè bisogna avere un minimo di po' di preproduzione. Se uno pensa di fare delle foto, cioè di solito si fanno in studio a sfondo bianco, allora capisce il problema è differente. Infatti qui c'è anche decontaminazione di colore che serve per l'appunto per il chroma key. Però se io prendo questa foto, diciamo, la lascio così, gli applico la maschera, poi faccio un bel livellino e lo riempio di nero, gli dice sempre qualche difettino, ma qui va, ecco, guardiamo sta zona qui, ecco, questa va bene, sì. Questa va bene, sì, l'impurità lì, sì, ci sono impurità, ecco, è logico, io sono partito da una selezione che è così, questo è sbagliato, questo va bene, questo è sbagliato, cioè se incominci a ragionare sulla selezione sbagliata dici va bene, ho fatto una selezione tirata via, sono stato 4 minuti, mi è venuto un lavoro da 4 minuti, cioè, capito? L'importante è che avete visto come si fa, cioè come si manipola una foto, portare pazienza, è questo qui, si leva, come si crea un canale in bianco e nero per le selezioni partendo da una scala di grigi, per poi usarla come canale, perché si è fatto tutto il ragionamento addietro di come si sfrutta il grigio, come viene gestito, come non viene gestito, perché questi sono metodi che c'erano prima di Miglioraboard. Miglioraboard è l'integrazione di tutta una serie di cose che comunque si appoggiano a questi metodi di lavoro. Cioè, Miglioraboard fa altro che applicare delle funzioni a una selezione. Poi, metodi per fare le selezioni, non è che puoi andare lì anche col pennello. C'è gente che cancella il pennello, Io il mouse non ce l'ho più quella sensibilità. Dovrei prendere in mano la tavoletta, andare lì e andare a colpo sicuro. Ma ci sono anche queste cose lì. Perché poi, detto, il lazzo magnetico in alcuni casi va bene. Tu puoi fare anche tutto per la donna. Volendo sì, io mi sparerei, sì. Io ormai ho una certa praticità su queste cose lì, cioè, se lo fai perché per una cosa, se ti devi fare un lavoro per altri, non ci puoi stare 5 giorni a fare per l'appunto, cioè, ti ripeto, il discorso che faccio io con Anali è un per me è una cosa che so gestire da tanti anni, ho sempre gestito, sì, che per me lavorare sui canali in questa maniera, so che mi ci vuole massimo 20 minuti mi ci vuole per fare la selezione partendo dai canali, chiaro? Una volta, diciamo mezz'ora, chiaro? Mezz'ora, poi applico il filtro, che sarebbe il mio lavoro, ci sto 10 minuti, ma in casi complessi, perché in un caso che te c'hai lo sfondo bianco, la modella a distanza, le luci precise, non ci vuole mezz'ora, te prendi il canale del blu, è finito, questa è sottesposta, fuori c'è questo bagno di sangue, capito? È logico, se uno
ti ripeto, a me non mi è mai successo di scontornare una foto del genere, te lo dico sinceramente. Perché volendo io posso arrivare qui, mi prendo la mia bella mascherina, dato che ho tanta pazienza, non ho tempo da perdere, cioè ho tempo da perdere, gli do durezza 90, vado qui e mi ridisegno, capito? E poi me la risfogo e poi me la ridisegno e poi ci sto tutto il tempo che mi pare, cioè volendo se ne possano fare di cose. Perché prima ancora, cioè ancora prima si prendeva il pennino, che è questo, si faceva, però non ha più senso usarlo nel 2015 per alcune cose, perché per altre è indispensabile, e si ridisegnava la capigliatura. Ora io te lo faccio vedere molto molto lando, perché con il pennino, anche questo non riesco a capire. Il pennino sono le curve di Bézier, le curve di Bézier è un bel divertimento, però il pennino ti devi proprio rimetterti lì e ridisegnare, cioè ridare forma con un certo senso alla testa, cioè eliminare pelucchi, eliminare quello, eliminare quell'altro. Guarda, lo taglio qui così vi faccio vedere dov'è, qua, e ti appare nella linguetta tracciati. Io premo control, da un tracciato mi diventa una selezione. Intanto elimino una selezione vecchia. Se io faccio così, devo invertire, scusate, cioè allora qui potrebbe anche andare bene, qui è un po' esagerato perché ho tirato un po' via, però diciamo che io ora ho questa selezione e riutilizzo il migliore a bordo. Secondo me è meglio, ma sì. perché questo? Cioè, sicuramente è più veloce, allora lascia è perdere, meno rifinito, allora, perché poi alla fine sì, no, allora lascia perdere che è meno rifinito, però allora che differenza c'è? Io ho usato un metodo che esiste da 25 anni, cioè la computer grafica è nata sulle curve di Bézier, però con il pennino non segui più la forma, non la puoi più seguire perché c'è tutti i peletti, la devi rimodellare te, chiaro? Però rimodellandola te hai un controllo diverso, perché i peletti li levi, quell'altro lo togli, questo lo elimini poi te a mano, capito? Sicché varianti ce ne sono tanti. Io sono per i metodi non innovativi, io sono obbligato a utilizzare metodi che conosco e che mi garantiscono una certa tempistica. Poi puoi trovare quello che usa il migliore a bordo e ci mette 3 secondi e io ci metto mezz'ora. Questo no, sicuramente c'è, la possibilità c'è, chiaro? Dipende da uno come è abituato. Però il pennino, che il suo funzionamento è, cioè, non è che è complicato, però ha bisogno di una certa praticità, perché è tutta una questione di diciamo che può essere uno strumento più adatto per determinate cose, meno adatto per altre. Se te devi fare un folder, se fare gli scontorni, non so, borse, computer, monitor, fa un catalogo, il pennino. Però 15 anni fa, 20 anni fa, quando ho cominciato io, non c'era il migliore a bordo, Salvatore, capito? Metodi erano due. O questo. Allora, ridisegnavi, cioè, ma anche prima del computer, che ritagliavano le foto anche in camera oscura o facevano i collage, facevano le mascherine a mano e poi le tagliavano e gli rifacevano la forma, sicché
se non avevi una modella pettinata, truccata, cioè c'avevi da divertirti, capito? Sicché il pennino ti consente di avere una certa flessibilità, ma bisogna che tu attacchi la spina al cervello, perché è logico, se c'è tutti, se uno c'ha la pellina in me, certo, anche come me, o se becchi, cioè se becchi uno struzzo e c'ha tutti, cioè, lì, infatti, ecco, cioè lì se lo fa un migliore a bordo, secondo me è complesso. Allora devi lavorare a monte con le maschere, ma perché devi lavorare con le maschere? Perché le maschere sono altro che la solita immagine in diverse scale di grigi. Se becchi il blu e la foto è buona, tocchi un pochino quella, la contrasti, la porti in bianco e nero e ci lavori veramente poco. Ora, io perché non ho foto, diciamo, più tangibili, ecco. Vabbè, li potete capire il concetto. Ecco, questo è un esempio che è da spararsi in vena. Cioè, non è che non si risolve, però col pennino gli ho dato un certo movimento seguendo un certo andamento dei capelli. Non è perfetto, perché qui bisognerebbe andarci lo stampino, sì. Capito? Insomma, ci sono dei difetti, però diciamo in termini di tempo, cioè prezzo prestazioni, questo lo potresti risolvere in, diciamo, un'ora per un lavoro del genere. Penso sia, mi sembra anche più che accettabile. Logico, se gli chiedi mezza giornata, ma te sei scemo, cioè. Comunque, il pennino, Salvatore, è questo qui, questo strumento qui, lo strumento penna e questo te lo ritrovi anche su Illustrator, sono le famose curve di Bézier. Allora, innanzitutto, per scontornare, non si scontorna mai al 100%, parlo di grandezza a video, si scontorna perlomeno a 2, 3, anche 4 volte di più, per il semplice motivo che, come vedi l'immagine, di rime composte, cioè qui finisce l'immagine, poi c'è l'anti-aliasing e poi c'è il resto. Quando si scontorna bisogna andare a metà, cioè tra l'anti-aliasing e la foto vera e propria. Poi funziona per punti, cioè io definisco il primo punto, definisco il secondo punto, a questo punto posso decidere se tirare il punto e creare una curva, oppure continuare a fare tanti puntini e poi arrotondarli dopo. Questo sempre col pennino. Questo è il pennino, vedi il pennino, vedi come una linea? Ho fatto il pennino. Sì. Il pennino deve essere una forma chiusa che poi può convertire in selezione, però si chiama tracciato. Veniva usato tanti anni fa come tracciato di ritaglio per andare in stampa. Cioè, te facevi il tracciato, lo salvavi per la stampa, lo impostavi per la stampa, caricavi la foto originale con il tracciato e te la faceva trasparente, diciamo, non era trasparente, caricava la forma sulla foto e la rendeva scontornata. Chiaro? Oggi puoi fare di tutto, trasparenze, canali alfa, PSD, qualsiasi cosa. Comunque, ci sono due modi per utilizzarlo. O fai tutta una serie di punti. Questi punti naturalmente una volta non erano fatti, cioè non è che te potevi fare 5.000 punti. C'era una funzione, si chiamava poligonale, che c'è sempre, però ora sono delle macchine che ti consentono di fare qualsiasi cosa. Gli dovevi dare un certo senso, nel senso, se c'avevi una curva così, dovevi fissare un punto a metà della curva, uno all'inizio, uno alla fine, in modo che quando vai a arrotondare, con un punto fai tutto, chiaro? Bene, sicché un metodo potrebbe essere quella della definizione dei punti critici, non so, qui piega, qui ce ne metto un altro, qui ce ne metto un altro. Curva un po' più secca, fare più punti. No, sì, guarda, ti faccio vedere un pezzo, poi mi fermo perché se no si fa mezzanotte a far vedere gli scontorni, però diciamo, ecco, vedi qui è un punto critico. Allora, guarda, dove sono arrivato? Sono arrivato al braccio.
diciamo l'ho chiuduto qui, poi l'ho chiuduto. Allora, io l'ho fatto a punti, diciamo questo è il metodo più preciso. Molti ai tempi andavano a dritto, cioè facevano automaticamente le curve mentre disegnavano le linee. Io preferisco questo, dopo tanti anni quello mi rende, che mi dà il controllo, più controllo sulla cosa. Che faccio altro, pigiare sul pennino, c'ho lo strumento, questo qui, aggiungi punti di ancoraggio, ambe punti di ancoraggio, P, penna a mano libera dovrebbe essere. Allora, se io vado su una linea e premo il tasto CTRL, allora, se lo seleziono posso spostare il punto, ecco, vedi? Ecco, diventa poi abbastanza preciso. Questo è il metodo, questo è la cosa più, no, questa è la cosa, se volete fare delle cose precise, questo è il metodo assoluto. Questo io non l'avevo mai capito, non l'avevo mai capito. Ho fatto con quell'altro. Con lo strumento pennino, vedete, io sono su una linea, diciamo, obliqua, no? Mi appare il più. Se io pigio, mi appaiono le maniglie. Quelle maniglie servono per fare questi versi alle curve. Se io ripremo il tasto CTRL, mi appare il cursore di selezione diretta. Io faccio altro che spostare. Quindi con CTRL? Ah, prima... Guarda il video. Io ho il... aspetta, vedi, ho lo strumento penna a mano libera. Ok. Ora io pigio caps lock perché ho bisogno del puntatore a croce, che me lo fa vedere, si è addormentato. Se io vado qui sopra mi appare il pennino con un più, vuol dire che io aggiungo un nodo, chiaro? Pigio qui, mi appaiono le manigline, per spostarlo devo premere CTRL, mi appare il cursore di selezione diretta e faccio così. Se io vado a ingrandire, ora siamo al limite, però vedi, sono a metà, sono stessa cosa qui. Allora qui vedi, pigio CTRL, pigio, cioè lascio il tasto, sposto un po' in dentro verso l'interno, ora c'ho un po' la sensibilità. Stessa cosa, vado di qua, lo sposto all'esterno, le curve non sono mai nette ma sono tutte leggermente stondate, deve fare questa forma qui. Stessa cosa qui, perché CTRL per selezionarlo, lascio CTRL, appare il più, vado qui, pigio CTRL, è tutto un lavoro di fare gli scontorni. Finché uno arriva a un certo punto, non so, arriva qui, più, CTRL, poi, qui nel tracciato di lavoro, se pigio CTRL, mi cade la selezione. Vedete? Questa selezione che ho fatto è a metà, perché se io questa cosa ora ve la faccio vedere, se io mi faccio una copia del livello, devo fare così, ora funziona, e ci metto lo sfondo nero, come vedete, chiaro? Se non andate al 300-400%, questo effetto ve lo saluto. Ora siamo su sfondo nero, sicché è anche abbastanza facile, ma se non si lo metto su quello bianco, ovviamente su quello nero, ora per farvi, ora ho fatto un'infarinatura generale, ora poi la prossima volta si va un pochino oltre, si fa delle esercizie. Voglio un po' distrarre su questo video, fare della pratica su questo. Allora, il pennino non è una cosa che ci vuole molta pratica, cioè è la cosa più semplice di questo mondo, ma se impari a usare quello. No, vabbè, ti devo spiegare come funziona per spostare con le maniglie, perché le maniglie sì, le puoi bloccare in un senso, in un altro, le puoi spostare due insieme, una alla volta, capito? Ora vi ho fatto vedere un po' di un piccolo funzionamento del pennino, capito Salvatore? Una piccola infarinatura, però nessuno vi vieta di creare selezioni mezze in un modo, mezze in un altro, mezzo la bacchetta e poi infilarle qua.